Eccomi qua, scusate, che burlone. Kia Picanto nuova al Salone di Ginevra 2017, in questo caso siamo sulla GT Line che come vedete ha un'estetica dedicata, come anche la signorina, un'estetica dedicata che sicuramente piace a giovani e meno giovani. Comunque appunto appendici aerodinamiche un po' qua un po' là, questo bel elemento rosso con la presa d'aria, cerchi in lega, minigonna con un motivo rosso, insomma una bella dose di sportività in 3,7 metri di lunghezza, che è la stessa lunghezza della generazione precedente. Vediamo un po' come ci si accomoda dietro. Secondo me il sedile qua è molto arretrato, infatti dopo lo regoliamo, però comunque altezza, gambe sì, qua comunque spazio ce ne sarà. Divanetto bello piatto, divisibile due terzi, un terzo, si esce anche bene, la testa non si riesce a picchiare, e i materiali poi li vediamo meglio dentro. Qua c'è il baule un po' profondino, chiaramente non può essere una piazza d'armi, perché comunque appunto ripeto 3,7 metri di lunghezza non è che permettano chissà quali capacità di carico, però comunque l'abitabilità è migliorata rispetto alla generazione precedente, anche perché il passo è, infatti ragazzi, il passo è aumentato di 1,5 cm, tutto a beneficio degli occupanti posteriori. Qua ritroviamo un po' il family feeling delle ultime Kia, abbiamo ad esempio appunto l'elemento con i comandi per il clima qua in basso a sviluppo orizzontale, qua il bel monitor touch per il sistema di infotainment messo come fosse un tablet, come vuole la moda del momento. Qua la bella leva del cambio, e vedete Kia anche sulle piccole di famiglia mette una rotazione non male, per esempio abbiamo i sedili riscaldati e anche il volante riscaldabile. E poi la GT Line può essere scelta con un'unica motorizzazione, ovvero il nuovo 1000 turbo benzina 3 cilindri da 100 cavalli. Mi tolgo, lascio che si vedano cose un pochettino più belle. E poi dopo invece ci sono anche altri motori, ad esempio gli aspirati 1000 MPI da 67 cavalli e il 1002 sempre MPI da 84 cavalli, che però non possono andare sotto il cofano della Picanto GT. Niente, riproviamo a salire dietro, perché io sono come San Tommaso, se non vedo non ci credo. Sorry, grazie. No, niente, il signore è arretrato ancora di più. Io mi infilo di qua al volo, al volo, al volo, al volo, al volo, al volo. Ecco, ecco lo spazio, infatti. Comunque si sta bene, un viaggettino in quattro lo si può tranquillamente fare senza soffrire particolarmente. Niente, che cosa dire della nuova Kia Picanto, se non farvi la solita domanda che vi sto facendo in questi giorni con anche Marco. Cosa ne pensate? Vi piace o non vi piace? Ditecelo qua sotto nei commenti, seguiteci su motorbox.com, YouTube, Facebook, Twitter, chi ne più ne ha più ne metta.